Buongiorno a tutti, oggi siamo qui a Soveria per un importante evento. Infatti inaugureremo la sede della nuova associazione che è nata da poco più di un anno, Nucleo Emergenza Reventino e Savuto. È un'associazione di volontariato di protezione civile molto importante per il territorio. Infatti bisogna ricordarlo che spesso sottovalutiamo il concetto del volontariato è il principio che tutti facciamo parte della protezione civile. La protezione civile non è un ente che interviene in caso di emergenze, ma è un insieme di strutture operative, le prefetture, la polizia, la Croce Rossa, l'esercito, e poi arrivano anche i volontari di protezione civile e i semplici cittadini, che non sono soggetti passivi del sistema, non sono spettatori, ma sono soggetti attivi. I volontari sono cittadini informati e cittadini formati che hanno deciso di gratuitamente, questo non bisogna mai scordarselo e bisogna sottolinearlo sempre, gratuitamente danno una mano alla comunità, mettendo a disposizione le proprie risorse, il proprio tempo, la propria esperienza per aiutare gli altri. Ed è molto importante sul territorio perché una cosa a cui dobbiamo pensare è che quando succede qualcosa, quando c'è un'emergenza, siamo sempre soli. Gli aiuti poi arrivano dopo, dopo poche ore se siamo fortunati, a volte dopo giorni in situazioni molto più complicate. Quindi avere un presidio, un gruppo di persone preparate che sanno cosa fare in tempi rapidissimi diventa fondamentale. Questa associazione è composta da una cinquantina di persone ed opera su questi territori che diciamo, vengono spesso definiti interni, perché poi la nostra regione è complicata morfologicamente, non si fa mancare nessun rischio, da quello idrogeologico a quello sismico, d'estate abbiamo il problema degli incendi, ed è complicato essere presenti come istituzioni contemporaneamente dappertutto, dove è necessario. E loro svolgono questa importante funzione di supportarci. I volontari fanno questo, i volontari non sostituiscono gli enti preposti ad intervenire, però li supportano, li aiutano. Aiutano i vigili del fuoco contro gli incendi, Calabria Verde per gli incendi boschivi, aiutano la protezione civile quando ci sono emergenze idrogeologiche, aiutano i carabinieri o chi coordina le operazioni di soccorso quando ci sono persone disperse. Sono a disposizione. E adesso che andiamo soprattutto verso la stagione estiva, speriamo che non si ripeta una stagione come l'anno scorso, dove la Calabria è stata, la Calabria, ma un po' tutta l'Italia è stata martoriata dagli incendi, con migliaia di roghi che hanno distrutto centinaia e centinaia di ettari, però bisogna prepararsi e loro svolgeranno un'importante funzione di sorveglianza del territorio, quindi monitoraggio. Avvistare un incendio subito diventa fondamentale perché gli incendi nascono tutti piccoli e lì è semplice intervenire e bastano pochi mezzi. Questa associazione è dotata, ho visto, di un modulo per l'antincendio boschivo. Un incendio nella prima mezz'ora, nella prima ora in cui si è sviluppato, si riesce facilmente a contrastare. Dopo 2, 3, 4, 5 ore diventa un rogo per il quale poi c'è bisogno dell'elicottero, del Canadair e di altre forze che non sempre sono disponibili, perché bisogna poi ricordarlo, la Calabria è veramente grande e le emergenze sono veramente tante. Quindi il loro supporto, il loro intervento diventa fondamentale. Lo sarà poi nell'inverno per le emergenze idrogeologiche, siamo in un territorio montano, quindi ahimè piove. Non è il problema che piove, non è la natura maligna o la natura che ha qualcosa contro questi territori o contro la Calabria. La natura fa il suo corso. D'inverno piove, d'estate fa caldo. E poi l'incapacità dell'uomo di convivere con questi fenomeni, perché bisogna ricordarlo poi, il temporale è un fenomeno naturale, come lo è d'altro canto il terremoto. E l'incapacità poi, come dicevo, delle persone di convivere con questi fenomeni a creare il rischio. È chiaro che quando noi andiamo a costruire case a volte abusive, altre volte in posti sbagliati, dove prima c'era un fiume o dove comunque passava un torrente, è chiaro che poi la natura tende a riprendersi i propri spazi e quindi vediamo spesso fenomeni di allagamenti, di alluvionamenti. In Calabria vige adesso la nuova direttiva allerta meteo. Un po' tutti vedete sui nostri canali di informazione il sito internet,
la pagina Facebook, noi diramiamo ogni giorno il bollettino d'allertamento dicendo cosa avverrà nella giornata di domani. Quindi c'è un codice colori, ogni giorno è associato un colore al rischio. Che sarà presente, quindi codice verde, di fatto nessuna criticità, poi si va verso il giallo, arancione e rosso invece massima criticità. Anche in questo caso i volontari svolgono un importantissimo ruolo in quanto poi fanno proprio un monitoraggio del territorio e dei punti critici, cioè di quei punti che si sa che storicamente si possono alluvionare o allagare e quindi li tengono d'occhio, eventualmente anche inibendo poi il passaggio delle persone, perché il problema è sempre questo, che i fenomeni sono pericolosi, diventano rischiosi quando le persone si avvicinano. Se noi evitiamo che le persone vadano vicino al pericolo, evitiamo che succedano, insomma, cose poco carine, poco belle per i cittadini stessi. Un importante passaggio anche sul ruolo del sindaco, che è la prima autorità di protezione civile sul territorio comunale e sul piano di emergenza comunale, cioè quell'insieme di regole, di sapere chi deve fare cosa, come e quando. E lo deve sapere il sindaco, lo devono sapere i volontari e lo devono sapere i cittadini, ripeto, perché poi alla fine se noi abbiamo un bel piano di protezione civile, ma ce lo teniamo nel cassetto, lì nel comune, con le sue cartografie, con le sue regole, non ce ne facciamo nulla, perché poi nel momento dell'emergenza, del bisogno, il cittadino deve sapere verso quale area sicura dirigersi e deve sapere cosa deve fare. Ultima cosa, ripeto, sempre per rendere proprio il cittadino parte attiva della protezione civile, noi come protezione civile abbiamo sviluppato un'app che si chiama Easy Alert, che di recente ha vinto anche un premio al forum della pubblica amministrazione come buona pratica, è stata premiata come una delle migliori buone pratiche d'Italia, che rende appunto il cittadino protagonista del sistema di protezione civile, quindi cittadinanza attiva, il cittadino può in ogni momento e ovunque si trovi segnalare eventualmente un'emergenza. Lo può fare semplicemente scattando una foto e descrivendo il fenomeno che vede, un incendio piuttosto che una frana, piuttosto che un'alluvione e altri tipi di criticità. La foto georiferita, cioè ubicata nello spazio con delle coordinate precise, arriva in sala operativa e il nostro funzionario di sala operativa valuterà la tipologia di criticità e avrà questo grande, innanzitutto, vantaggio di sapere precisamente dove si è verificata l'emergenza. Potrà eventualmente visionare la foto e quindi avere gli occhi di fatto aperti su quello che sta accadendo e poi coordinare gli interventi. Oltre a poter segnalare, il cittadino può vedere in ogni istante le criticità che sono presenti sul territorio regionale, quindi le frane, gli incendi, le alluvioni, che comunque sono in questo momento presenti sul territorio. Ripeto, un cittadino informato, un cittadino formato è un cittadino che potrà mettere in atto comportamenti appropriati prima, durante e dopo un'emergenza. E anche questa è protezione civile.